Carmen, la poetessa errante, oltre. Gli inverni sono lunghi a passare e brevi a venire. Sembra la gioia duri solamente molto poco. È il destino dell'umano apprezzare l'istante buono. Non è mai effimero. In piccoli cosmi si cela l'infinità. Nel vasto cielo tutto ignoriamo. La luce di una stella qualunque brilla di notte e meraviglia. Ma è quando il sole illumina ogni angolo di terra, risplendono i volti di sentire felice. La primavera e la bella estate tarda sempre ad arrivare. È il destino dell'umano, l'attesa. Di Carmen, la poetessa errante. Inverni sono lunghi a passare, per il gelo, per il freddo, per il focolare che riscalda, le feste sembrano mai che giungano troppo presto. Sembra che la gioia duri solamente molto poco. Cos'è la gioia? Ecco qua, è un punto di domanda, ma appare che se, appare e sembri, appare e sembra perdurare per poco, pochi istanti, pochi frangenti, momenti. È il destino dell'umano apprezzare l'istante buono. Ecco quei frangenti che noi ricordiamo, i frangenti della memoria, i frangenti che aspettiamo con fervore o con qualsiasi sentimento che li aspetta questi momenti gioiosi, in modo che siano efficaci. Per la nostra profondità essence. Il destino dell'umano apprezzare l'istante buono non è mai effimero, non è mai effimero, non dura un giorno. Quell'istante che noi abbiamo vissuto dura tanto, non dura un attimo, non è effimero, non è poco e non è di poca durata. In piccoli cosmi si cela l'infinità. Un cosmo può essere un universo, macrocosmo, un piccolo universo, un microcosmo. Può essere il nostro universo, il nostro piccolo recinto mentale, animistico, in cui ci rifugiamo, ci ripariamo. Può essere il vasto cielo, però poi dico, del vasto cielo tutto ignoriamo, cioè possiamo sapere delle stelle, delle costellazioni di qua, di là, chi c'era, chi non c'è, ipotizzare, c'è questo, c'è quell'altro, ma tutto ignoriamo. Cos'è il tutto? È tutto quello che c'è nel vasto cielo, è oltre il cielo stesso, perché che cos'è il cielo? Ecco, da definire. La luce di una stella, ora vado in un altro concetto che sembra più facile. La luce di una stella qualunque brilla di notte e meraviglia. Brilla la luce della notte e della meraviglia. Oppure possiamo dire brilla di notte e meraviglia. Meraviglia quando ci sono le stelle. Non è sempre facile vederle, e tante. Risplendono, ma è quando il sole illumina ogni angolo di terra. È impossibile che il sole illumini ogni angolo di terra. E questo è un sole metaforico. Può essere la luce
della coscienza collettiva, per esempio, risplendono i volti di sentire felice, sì, perché la coscienza collettiva non può essere mai distruttiva, perché è una comunità di coscienze insieme che non si fanno battaglie. E quindi dove non c'è guerra, non c'è morte, non c'è distruzione, sarebbe bello che tutto sia non perfetto, ma che tutti siano consapevoli che la guerra è stolta e che è infelice per tante persone e farsi anche la guerra tra piccoli e grandi. La primavera e la bella estate tarda sempre a arrivare. È il destino dell'umano, l'attesa. Questo è il riassunto, il compendio di tutto. Ciò che è bello, ciò che fiorisce, nasce, rigoglioso e anche risplende con le varie gioie. Ecco, queste cose. O con i vari. Con le varie felicità, ovvero sì, gli istanti buoni, felici da apprezzare, da raccogliere. Ma che cos'è il destino dell'umano? L'attesa. Io non voglio essere leopardi, infatti, questo non è un comportamento leopardiano o leopardesco, però non è la donzelletta, il sabato del villaggio, mi raccomando, però vuole dire che l'attesa è quel momento oppure quello stato d'animo, ecco, parliamo di momento come stato d'animo, che ci fa